cosa comporterà, tra virgolette, questo accordo, oltre gli scambi, insomma, le cose basiche, Rettore? Beh, oltre a questo comporterà una serie di azioni, ma soprattutto di relazioni con una nazione importante che condivide alcuni valori culturali fondamentali con l'Italia, per poter fare una sorta di osmosi di conoscenze, di saperi, di azioni che saranno giovevoli per entrambe le comunità, sia per quella accademica aquilana che ha bisogno di relazionarsi con il resto del mondo, sia per l'Argentina che può usufruire, come dire, di cognizioni tecniche che noi possiamo mettere a disposizione. Certo, lo considerate una sorta di riconoscimento? Loro hanno già siglato con Roma 3, no? Quindi è stata scelta. Sì, sì. Sì, è importante che siamo una delle prime università che si relaziona con l'Argentina, diciamo, attraverso il personale diplomatico. Speriamo che questo sia, come dire, foriero di risultati prima di tutto, di un'espansione delle collaborazioni che già abbiamo estremamente espanso, devo dire, perché noi abbiamo relazioni con centinaia di stati europei ed anche extraeuropei, dai quali traiamo progetti, collaborazioni formative, collaborazioni di ricerca. Insomma, fa parte della nostra vocazione, è una delle nostre vocazioni principali, quella della internazionalizzazione.